Allora, grazie per la presenza. La conferenza stampa di oggi, per quanto ci riguarda, ha un obiettivo abbastanza chiaro, che è quello di spiegare, in riferimento anche alla discussione, al dibattito in corso in queste ore alla Camera sulla riforma costituzionale, qual è la nostra posizione. La nostra posizione è chiaramente una posizione coerente con il nostro percorso di questi mesi e quindi siamo qui per spiegare che tutti i deputati in questo caso, ma lo hanno già fatto i senatori nei mesi scorsi al Senato, che si riconoscono in questo nostro impegno, voteranno no in modo chiaro alle riforme costituzionali. Voteranno no per una ragione ben precisa, per l'andamento del dibattito in aula e anche per i contenuti. È un dibattito, quello di questi giorni, dove si capisce molto poco quali sono le posizioni e le ragioni per le quali noi abbiamo una posizione contraria come partito. Per quanto ci riguarda, vogliamo spiegare invece nel merito perché noi siamo contrari. Siamo in una fase nella quale il dibattito parlamentare ha superato alcuni nodi che per noi erano decisivi. Vorrei ricordare che, per esempio, gli emendamenti da noi presentati, dai deputati del nostro partito, che si riconoscono in questo nostro impegno, erano emendamenti che andavano in modo molto netto a inserire nelle riforme il presidenzialismo, emendamento bocciato. Il secondo nodo, il secondo tema importante era quello sul ruolo del Senato e sul superamento del bicameralismo. Su questo noi abbiamo detto con chiarezza che non eravamo per un Senato impostato così com'è nella riforma come un dopolavoro per consiglieri regionali, ma siamo dell'avviso, e l'abbiamo presentato purtroppo emendamenti bocciati, che il Senato andava soppresso per essere chiari anche e comprensibili nel rapporto con i nostri elettori. Esistono ancora degli argomenti sui quali stiamo discutendo, sui quali temo non ci sia in alcun modo nessuna posizione favorevole da parte della maggioranza. Mi riferisco in modo particolare al tema sui referendum, al tetto fiscale in Costituzione, per citarne due di battaglie più significative. Allora, l'obiettivo nostro di oggi è quello di dire con chiarezza perché noi votiamo contro, e le ragioni sono queste, e soprattutto, e questa è una notizia forse nel dibattito del nostro partito, che noi votiamo contro. Perché al di là di tutti i temi e le questioni che sono state sollevate nelle recenti riunioni dei gruppi parlamentari, resta una domanda senza risposta. Non so se qualcuno di voi è in grado di darcela, ma noi non l'abbiamo capito. Come voterà Forza Italia sulle riforme costituzionali? Allora, noi coerentemente, e lo abbiamo spiegato, lo stiamo facendo da mesi, voteremo contro queste riforme costituzionali, perché nel merito non c'è nulla che possa nemmeno lontanamente spiegare delle ragioni per le quali votare a favore di queste riforme. E soprattutto nel metodo mi sembra che sia evidente la situazione di fronte alla quale noi ci troviamo. È incomprensibile per noi, ed è la domanda di fondo, non capire qual è la posizione di Forza Italia ufficialmente del nostro partito, e quindi noi chiediamo con chiarezza che Forza Italia si esprima sulle riforme e dica quella che è una posizione che deve assumere. Noi lo stiamo facendo da tempo, lo stiamo facendo coerentemente da mesi, lo abbiamo fatto, come ho voluto ricordare in premessa, lo voglio sottolineare, dall'agosto dell'anno scorso, perché ad agosto dell'anno scorso noi abbiamo votato già al Senato contro. Un gruppo di senatori coerentemente votò contro, non perché noi non siamo a favore di un percorso di riforme, ma perché all'interno di questo percorso delle riforme, cosa che non si valuta mai, non ci sono state in nessun modo le questioni che il nostro partito ha per 20 anni portato avanti. Quindi, di fronte a questo, noi abbiamo voluto questo momento di incontro per ribadire questa nostra posizione, per ribadire il voto contrario alle riforme in modo netto, chiaro, in modo che sia comprensibile anche agli occhi dei nostri elettori, e sollecitiamo con forza e con chiarezza e con tempi rapidi una posizione del nostro partito. Perché, come dicevo prima, al di là di tutta una serie di effetti scenici dei gruppi parlamentari dell'altro giorno su tante questioni, non mi sembra che si sia capito qual è la posizione di Forza Italia. Allora, noi chiediamo che si assuma in modo molto netto e chiaro questa posizione. Noi faremo quello che abbiamo detto, voteremo contro, per le ragioni che abbiamo detto. Il nostro partito vorremmo capire, al punto in cui siamo, non avendo nel merito nulla,
che ci possa riguardare, avendo un metodo che è quello che stiamo assistendo, avendo una situazione che è quella che abbiamo di fronte a noi, ci sembra che sia il minimo che il nostro partito esca dall'ambiguità e chiarisca qual è la sua posizione. Quindi la ragione principale per la quale noi abbiamo voluto tenere questa conferenza stampa oggi è per ribadire la nostra contrarietà, la nostra coerenza nel voto e auspicare che Forza Italia possa avere questa stessa posizione. Se ci sono domande. Una, se posso. Prego, il microfono così. Dall'intervista di questa mattina del capogruppo Brunetta, comunque si appella al Presidente della Repubblica Mattarella, dice andiamo al voto, insomma è una posizione. E poi un'altra cosa. Inevitabilmente si parla anche di lei personalmente, di quello che ha detto Silvio Berlusconi, c'è un diktat, rientri dalle posizioni, il fatto che lei chiede l'azzeramento dei vertici, Berlusconi dice riguarda anche la mia persona, c'è un diktat nei suoi confronti, c'è in campo un'ipotesi a questo punto se c'è una posizione diversa tra voi fittiani o comunque una parte del partito e Forza Italia di una scissione, teme di fare la fine di fini. Siete fissati con le scissioni, ma cioè, avete questa fissazione siamo al che vi accompagna in ogni conferenza stampa. Siamo al micacci. Mi dispiace deludervi, no. Partiamo dal primo dato. Il primo dato è quello delle riforme. Se è vero quello che lei ha detto, ripropongo in pillole il ragionamento che ho fatto come ragione di questa conferenza stampa. Noi votiamo contro queste riforme, lo stiamo facendo da mesi e lo stiamo dichiarando in modo aperto. I comportamenti dei nostri senatori e dei nostri deputati sono lineari. Votiamo contro, non per ragioni incomprensibili, votiamo contro perché nel merito di queste riforme non c'è nulla che abbia a che fare con la nostra storia politica. Non c'è un solo tema che abbia a che fare con questo. Ora, al di là delle interviste, delle dichiarazioni alle quali lei si rifà, io non capisco perché dalla riunione dei gruppi dell'altro giorno, dove ci sono stati effetti speciali su tanti altri temi, non sia emersa con chiarezza la posizione. Io ripropongo la domanda, noi votiamo contro, come vota Forza Italia sulle riforme? È un mistero che noi ci auguriamo possa essere risolto nelle prossime ore. E siccome non c'è nulla di merito, il metodo con il quale si sta portando avanti spinge il nostro capogruppo a dire andiamo al capo dello Stato. Non facciamo una cosa più semplice a dire in modo netto e chiaro che Forza Italia vota contro queste riforme perché nel merito queste riforme non vanno bene, perché il metodo è un metodo sbagliato? Allora, questa è la nostra posizione. Allora, la nostra conferenza stampa di oggi serve a chiarire che noi votiamo contro, coerentemente. Non capiamo qual è la posizione di Forza Italia. E rispetto anche alla riunione dei gruppi che lei citava l'altro giorno, io non voglio ritornare polemicamente su tutto ciò che è accaduto nei mesi scorsi. Sarebbe molto semplice per noi dire avevamo ragione su tutta la linea. Però oggi, nonostante avevamo ragione su tutta la linea, non si capisce quello che faremo. Allora, noi lo diciamo con chiarezza, noi votiamo contro per queste ragioni, perché non c'è il presidenzialismo, perché non c'è la soppressione del Senato, perché non ci sarà una risposta positiva sul tetto fiscale in Costituzione, per una serie di ragioni. Il Forza Italia come vota e quando espliciterà il suo voto? Siamo in presenza di una accelerazione parlamentare imbarazzante che porta il nostro capogruppo a dire andremo al capo dello Stato. Siamo di fronte ad una situazione di questo tipo, allora di fronte a questo c'è un metodo sbagliato, c'è un merito nel quale il centrodestra non tocca palla e che ci vuole a dire siamo contro? Noi lo diciamo da mesi e lo abbiamo fatto al Senato e alla Camera, lo stiamo facendo e ringrazio anche i deputati che stanno facendo questa battaglia come ringrazio i senatori che l'hanno fatta a partire da agosto dell'anno scorso. Il nostro partito che fa? Allora, qui c'è un tema di linea politica. Siamo all'opposizione o siamo un po' all'opposizione? Siamo in maggioranza o siamo all'opposizione? Vorrei capire questo. Allora, la nostra posizione è molto chiara. Se poi essere all'opposizione, rivendicare la coerenza con i nostri elettori, rivendicare la coerenza con i valori e gli obiettivi di Forza Italia, vuol dire per qualcuno qualcos'altro, sinceramente noi non la condividiamo. E la nostra battaglia è evidente che sarà all'interno del nostro partito. Quindi lo dico per questa domanda e anche per le successive. Quello che si ripropone sulla scissione, le cacciate, non ci sono né le condizioni
tecnico-statutarie perché possa accadere qualcosa del genere, ma questo lo cito come dettaglio. Ma le ragioni politiche quali sarebbero? Perché siamo all'opposizione? Perché siamo coerenti con quello che ci hanno detto i nostri elettori nel 2013 quando ci hanno eletto? Perché siamo contro queste riforme costituzionali dentro le quali non c'è nemmeno per sbaglio nel merito qualcosa che assomigli lontanamente ad una delle posizioni che il centrodestra ha sostenuto in questi 20 anni? Andiamo fuori o siamo fuori linea perché chiediamo che il partito abbia degli organismi non improvvisati ma eletti regolarmente in base o a quello che prevede lo statuto del partito o in base a quello che è un meccanismo che può dare una legittimazione dal basso? Queste sono ragioni per le quali noi saremmo in una posizione stravagante contro la linea di che cosa? Allora io penso che forse la debba uno chiarire se è o meno all'opposizione. Oggi non si capisce se vota a favore o meno delle riforme costituzionali. Oggi non si capisce. Io ho letto con attenzione un documento dei giorni scorsi e ho ascoltato anche degli interventi. Qualcuno l'ha capito? Se qualcuno mi può aiutare a trovare uno spazio, un riferimento, una parola, perché io, che avrò i miei limiti, possa comprendere dove Forza Italia assume la posizione di votare contro le riforme, sono ben lieto in questo senso e quindi ne prendo atto con piacere. Ma siccome non mi sembra che sia così, allora non vorrei che continuassimo con un po' di opposizione e un po' di maggioranza, a seconda delle circostanze, e la gente non ci capisce più. Quindi quello che poi sono i resoconti giornalistici della riunione del gruppo, sinceramente, per quanto mi riguarda, lasciano un po' il tempo che trovano. Io penso che non possa essere vero che ci sia stata la proposta popolare di cacciata di qualcuno per alzata di mano e che qualche deputato abbia alzato la mano. Se fosse vero saremmo su scherzi a parte, quindi io, siccome non c'ero, tenderei ad escludere che ci sia stato un comportamento di questo tipo, perché sarebbe imbarazzante un po' per tutti trovarsi di fronte ad una situazione del genere. Quindi, diciamo, tenderei ad escluderlo, ecco, perché sennò faremo concorrenza ad altri programmi televisivi come partito, non sarebbe il caso. Ci sono altre domande? Prego. Ah no, pensavo che dovessi ascoltare. Prego. Ma la mia posizione è nota e sono un po' di mesi che la rappresento. Per evitare esattamente questo, da alcuni mesi io ho chiesto che si svolgessero le primarie, perché le primarie avrebbero messo insieme i due problemi ai quali lei fa riferimento. Il primo è quello di chi condivide un programma e quindi le primarie sono l'occasione per dire noi stiamo tutti insieme da questa parte e lo facciamo come? Rapportandoci con i nostri elettori e consentendo a loro sulla base di un programma di scegliere anche un candidato. Nel momento nel quale, senza comprenderne le ragioni e soprattutto senza discuterne in alcun modo, sono state negate le primarie, io assisto a delle scelte e farò la mia parte. Ieri ho letto da un'agenzia della candidatura in Puglia del professor Schittulli e nel ribadire che l'ho appreso dalle agenzie, nel ribadire che per quanto mi riguarda la scelta non poteva che essere quella delle primarie, quindi di un metodo diverso, conoscendo bene Schittulli non mancherà il mio impegno pieno a fianco di Schittulli, come non mancherà il mio impegno pieno a fianco di candidati che saranno con un meccanismo secondo me sbagliato, che io non condivido e che avrebbe probabilmente evitato queste incomprensioni alle quali si va incontro in questi giorni, probabilmente ci saremmo trovati in una situazione differente. Quindi che io oggi entri in questa discussione commetterei un grosso errore di incoerenza, perché io ho chiesto uno strumento che avrebbe risolto a monte questi problemi. Ora ci sono i problemi a valle, lo avevamo detto anche questa volta?
li risolveranno nel vertice del partito, nelle discussioni che faranno. Noi siamo pronti a sostenere i candidati che saranno indicati e le modalità con le quali questi candidati saranno indicati, avendo già chiarito come la pensiamo noi, qual è la nostra posizione. Quindi mi sembra che sia tutto, per quanto ci riguarda, abbastanza chiaro. Quello che sta accadendo e che accadrà in questi giorni, noi lo avevamo, non vogliamo apparire delle cassandre o dei rompiscatole a secondo dei punti di vista, perché mi rendo conto che, diciamo, la lettura può essere di questo tipo, però è un annetto che noi diciamo in anticipo delle cose e puntualmente poi accadono. Oggi noi abbiamo detto sulle regionali delle cose nei mesi scorsi, oggi c'è uno schema che è frutto di un metodo opposto a quello che noi abbiamo rivendicato, quindi ne prendiamo atto. Ok, buongiorno. Okay. Prego. Buongiorno, Lucia Stefania Manco, il Corriere Italiano News Art. Considerando il precedente del, mi riaggancio al collega, il precedente del che fai mi cacci, non teme di diventare un chiodo fitto per Berlusconi e di fare più o meno la stessa fine? Cioè, fini, scusi il gioco di parole. No, e diciamo... poi due. Ok. E poi no, la complimenti seconda. Per la battuta perché è simpatica. Detto questo, però, voglio dire, c'è un tema di fondo. Io nei giorni scorsi, avendo letto dei retroscena della riunione dei gruppi parlamentari, ho aspettato un paio d'ore prima di fare una mia nota, perché ero convinto che arrivasse una smentita, perché erano i soliti resoconti che magari non rappresentavano fedelmente quello che è accaduto. Quindi ho atteso un paio d'ore prima di fare una smentita. Io non ho, capisco la semplificazione giornalistica, io mi sono rifatto a quello che è stato detto in quella riunione, nella quale mi sembra sia stato detto che 14-15 giorni, questo era il tempo, quindi siamo già a meno 12, quindi abbiamo persi già 3 giorni, e quindi si procedeva in questa direzione. Ora, ribadisco il tema, non conosco gli strumenti in base ai quali ciò possa accadere dal punto di vista statutario. Noi siamo un partito, non è che siamo un gruppo di amici al bar, siamo un partito che ha uno statuto e che ha delle sue regole che devono essere applicate. Detto questo, poi c'è anche il merito, cioè una persona può essere oggetto di un procedimento all'interno di un partito se si comporta in determinati modi. Quali sarebbero le nostre responsabilità? La prima, gravissima, è che vogliamo fare opposizione, e per chi si è presentato all'opposto della sinistra mi rendo conto che questa è una colpa grave. La seconda è quella che vogliamo delle riforme diverse, e lo diciamo nel merito. No, questo arrivo anche a quello, con gradualità arriviamo anche a quello. La seconda è quella delle riforme costituzionali, sulle quali da un anno spieghiamo che era tutto sbagliato, perché non si è entrati nel merito, perché non si è posta nessuna delle questioni che ci riguarda e perché non si è considerato il merito della vicenda seguendo una linea che noi ritenevamo sbagliata. La terza è quella di aver detto il giorno in cui il gruppo del Senato si è riunito, perché dovete anche voi ricordare i passaggi, che era sbagliato votare l'emendamento Esposito e che era un errore clamoroso votare la legge elettorale in quel modo. Io sono andato fisicamente a Palazzo Grazioli per provare a affermare questo, sono uscito e ho detto sta andando in onda il suicidio di Forza Italia, ognuno di voi trova le agenzie di quel giorno, e poi è accaduto quello che è accaduto. Allora, quale sarebbe la nostra responsabilità? Aver sostenuto in anticipo con forza e pubblicamente tutte le cose che avrebbero fatto male al nostro partito e che non dovevano essere fatte come errori. Poi c'è un tema relativo al partito, e qui è semplice, noi abbiamo Forza Italia che rinasce nel fine del 2013, che muove i primi passi nei primi mesi del 2014 e che probabilmente una fase iniziale priva di organismi legittimati poteva essere costruita, immaginata per arrivare poi a svolgere un'azione diversa. E subito dopo siamo andati con l'idea che tutto questo fosse non provvisorio ma che fosse definitivo. E allora noi poniamo una questione. Secondo il nostro punto di vista, molti degli errori che sono stati fatti perché chi ha sostenuto delle tesi diverse ma giuste è stato additato come traditore e allontanato dai momenti di confronto. Chi invece ha sempre acconsentito al cambio di marcia, anche a 360 gradi, da una posizione all'altra, diventa colui il quale comunque guida i processi con responsabilità politica a qualsiasi livello. Non può andare avanti così. Ecco perché non siamo interessati a nessun incarico, siamo interessati a un meccanismo
che è quello che un partito che non celebra il suo congresso, come Forza Italia da 10 anni, perché nel frattempo c'è stato l'intermezzo del PDL, con la confluenza nel PDL, con la celebrazione di un congresso e con l'elezione di organismi legittimati, perché dobbiamo ricordarle le cose, evidentemente oggi ha bisogno di un partito che dal basso possa ritrovare, con un dialogo da riprendere con i suoi elettori, una classe dirigente che sia legittimata. Chiediamo molto? Vuol dire qualcosa, questa cosa vuol dire qualcosa contro che cosa? E noi chiediamo questo, e questa è la nostra battaglia, insieme a quella della linea politica, perché non vorrei che scendendo su queste cose dimenticassimo la premessa della nostra conferenza stampa. Noi siamo qui per dire che votiamo no alle riforme costituzionali, perché queste riforme costituzionali nel merito sono totalmente contro l'impostazione di Forza Italia. Non c'è un tema nemmeno a piacere che possa essere additato come il contributo di Forza Italia a questa vicenda, e votiamo no per il metodo con il quale stanno andando avanti. Non avendo capito, dopo questa particolare conferenza stampa, questo particolare incontro dei gruppi parlamentari, non avendo capito ancora qual è la posizione di Forza Italia, perché non si capisce come Forza Italia voterà, noi intanto spieghiamo che coerentemente votiamo contro. E ci auguriamo che quanto prima Forza Italia, che in queste ore è contro, presenta subemendamenti, vuole andare al capo dello Stato, magari dica la cosa più semplice, che risolverebbe tante di queste questioni, più che una polemica che rischia di apparire inutile alla Camera, dire con chiarezza che Forza Italia per queste ragioni non vota contro, facendolo capire anche magari ai nostri elettori. Perché lasciare oggi i nostri elettori in balia di una indecisione totale, sinceramente, è incomprensibile. Prego. Mattia Bagnoli, Assa. Senta, mi ricollego a quest'ultimo ragionamento che ha fatto lei, su che tipo di partito volete. Cioè, da questo punto di vista mi sembra di capire che lei in qualche modo adesso chiede anche che si rifaccia il congresso, insomma, per trovare anche un legame con la propria gente, quindi con la propria base. Quindi da questo punto di vista lei immagina una Forza Italia paradossalmente più vicina al PD, cioè un partito scalabile e contendibile da questo punto di vista? No, più vicino al PD, se lei mi sta parlando di un metodo interno dal punto di vista politico, diciamo dalla parte opposta del PD, cioè se qui c'è il PD noi siamo qui, ecco, giusto per capire, che la cosa che i nostri elettori non capiscono è che ci sta accompagnando negativamente in questo periodo. Io sono disponibile a discutere delle forme organizzative, non si può più andare avanti con l'idea di nominare dall'alto le persone privando di qualsiasi momento di coinvolgimento tutti coloro i quali possono esprimere il loro contributo. Quindi la forma di partito, io personalmente guardo con molto favore alle primarie, con strumenti ed elementi correttivi per evitare che ci possano essere errori in questo senso. Ma quello che dico è che dal più piccolo dei comuni a livello nazionale penso che sia giunto il momento di mettere in campo un meccanismo che possa farci rendere riconoscibili. Ecco perché non sono interessato a ruoli, e quando ascolto la rappresentazione che io avrei chiesto la convocazione di un ufficio di presidenza ristretto, è evidente che non corrisponde al vero. Io ho chiesto l'azzeramento di un ufficio di presidenza che non è stato riunito nei passaggi cruciali che ho richiamato, e che è stato riunito dopo, e che non ha alcuna legittimità statutaria, perché questo è quello che accade. Quindi noi abbiamo bisogno di organismi all'interno dei quali ci siano delle persone che, essendo legittimate, parlano anche in funzione e in ragione di questo e aprono un dibattito, e si può essere d'accordo o in disaccordo. L'idea che si proceda in questo modo è un'idea che non può più continuare alla luce di quello che sta accadendo. Quindi apertura massima sulla discussione sul modello di partito, di selezione della classe dirigente. Noi faremo le nostre proposte, non c'è dubbio, ma il criterio, l'elemento di differenza, il confine che noi poniamo su questo è fra il continuare con qualche aggiustamento come se nulla fosse accaduto e qualche nomina dall'alto, e invece la possibilità di mettere in campo un percorso che dia una prospettiva democratica al nostro partito e una prospettiva politica ai nostri elettori. Questo è il tema sul quale noi vogliamo confrontarci, e questo lo facciamo, lo abbiamo fatto, lo facciamo e lo faremo all'interno di Forza Italia. Così torniamo anche, diciamo, alla sua preoccupazione che mi manifesta in ogni conferenza stampa, io la voglio tranquillizzare anche questa volta. Prego. Prego, chi voleva intervenire? Altre domande? Va bene così? Guardi, io ho già spiegato su questo qual è la posizione, l'ho già detta, le ho già spiegato che per quanto ci riguarda non c'è una contrarietà nei suoi confronti, lui sta
secondo il nostro punto di vista, commettendo degli errori, sono errori che vanno sottolineati. Io penso che sia, l'ho detto nella mia nota l'altro giorno, lo voglio ricordare oggi, molto più utile a Berlusconi che io sia antipatico a Berlusconi e che gli dica quello che pensi, anziché continuare con una sorta di gruppo fantomatico dirigente che asseconda sempre e comunque qualsiasi passaggio. Questo è il tema di fondo. Allora, pensare che noi possiamo in ogni momento in cui decidiamo di votare con Renzi, siamo tutti d'accordo, votare contro Renzi, siamo tutti d'accordo, andare con Salvini, siamo d'accordo, andare contro Salvini, siamo d'accordo, e che tutto questo possa accadere con la rapidità di pochi giorni, sinceramente questo pone un problema di linea politica. Noi sono un anno e mezzo che diciamo che è un errore votare quel tipo di riforme, non le riforme, quel tipo di riforme, che bisognava fare una battaglia nel merito per portare a casa dei risultati nostri che avrebbero fatto comprendere ai nostri elettori il senso di questo percorso istituzionale. Siamo da un anno che chiediamo di fare un'opposizione, ma non tanto per farla, perché anche su questo Forza Italia deve ritrovare delle ragioni profonde del suo impegno. I dati del PIL, degli indicatori economici, quello che sta accadendo nel nostro paese, ma ci rendiamo conto della condizione? Noi siamo sospesi in questa bolla mediatica dove si discute di riforme costituzionali che, per quanto ci riguarda nel merito, sono evidentemente sbagliate, e di legge elettorale, di fronte a un paese che dovrebbe auspicare o che spererebbe in discussioni anche notturne su contenuti concreti, su provvedimenti economici, perché non mi sembra che ci sia un solo tema che vada in questa direzione. Allora, di fronte a questo, noi riteniamo che Forza Italia debba recuperare una sua posizione. Allora, la linea politica, le scelte sulle riforme, i contenuti, i luoghi di discussione, le modalità di confronto, sono tutti temi che riguardano il funzionamento di un partito, che noi poniamo con molta forza e con molta chiarezza. Grazie. Thank you.